200 metri allo stacco della macchina. Macchina che esce dalla curva e si mette sul rettilineo di fronte. Partono tranquilli Nadia Di Jesolo e Nitro Fetz, leggermente staccati dalla seconda fila. Alla chiusura delle ali il più sollecito è Niobe Demura, che come era nelle previsioni cerca di guadagnare la testa della corsa, attaccata all'esterno da Our Dream Date, che come avete sentito vorrebbe correre davanti. Parte forte anche nel frattempo Laccato di Già, che va a chiedere strada a Niobe Demura. 13.5 il lancio, con Laccato di Già che ha il classico disco verde da parte di Niobe Demura. Fabrizio Martinelli con Our Dream Date si sistema a terza posizione lungo i birilli. Il primo quarto va via in 28-1 da parte di Laccato di Già, che è sfilato al comando, anche a buon ritmo sta menando la danza anche a suo piacimento, con andatura sicuramente molto molto redditizia. I 600 vengono passati dal leader in 43-9, nel frattempo si muove Nitro Fetz dalle retrovie, che in breve va ad appigliare in seconda posizione Niobe Demura, a seguire sempre Our Dream Date con i cavalli che vanno sulla penultima piegata. Il passaggio agli 800 in un minuto e qualche spicciolo, 16-3 di frazione da parte del battistrada. Lungo i brilli in seconda posizione è sempre Laccato di Già con all'esterno Nitro Fetz, a War Dream a seguirne le mosse, un Eranda Bug che ora cerca di muovere dalla quinta posizione. Il chilometro che viene passato sul piede dall'1.15 da parte del numero 7 di Laccato di Già, che ora però deve subire il violento attacco da parte di Nitro Fetz e anche del numero 5 di Niobe Demura. Cavalli che vanno a passare i tre quarti di miglio in 1.29.3, prendono qualche lunghezza di vantaggio da un Eranda Bug numero 1, Niobe Demura, e soprattutto Nitro Fetz, che va ad affrontare in vantaggio la dirittura di arrivo, con Nitro che scappa via, la Niobe Demura che vende cara la pelle, ma Nitro Fetz se ne va per proprio conto in dirittura di arrivo. Scappa via Nitro Fetz, scappa via Sandro Muscolini, non si prende ma sbotta improvvisamente di galoppo, e allora è il numero 5 di Niobe Demura che viene a vincere nei confronti di un ottimo Nelson Brienne, autore di un ottimo finale al centropista, andando a piegare nelle battute finali Oneranda Bug. Rottura per Nitro Fetz, che sembrava avesse avuto partita vinta. Allora Niobe Demura la porta a casa sul numero 9 di Nelson Brienne, sul numero 1 di Oneranda Bag. 1.59.2 il tempo totale, 1.14.5 per il vincitore di Niobe Demura. L'ultimo quarto in 29.9 per essere precisi. La dirittura di arrivo in 15.4, vedete di galoppo Nitro Fetz, che sembrava avesse avuto partita vinta. E allora Niobe Demura, Lucio Curato, la porta a casa nei confronti del numero 9 Nelson Brienne e del numero 1 di Oneranda Bag.